minuti. Ah, scusate, sbagliato. 3-2-1. Non ho neanche dovuto farlo io. Io ho fatto il ciak. Non ho accecato nessuno. Fantastico. Dai, cortesia, un po' di serietà professionale. Oggi siamo qui in tre. Addirittura non so ancora come facciamo a starci, ma va bene. Io sembro, tra l'altro, una nana. Sembro. Siamo alte uguali. Più o meno. Sì, anche cioè, io sono qui così, tipo, tutta. In tinta. È in tinta, secondo me. Oggi faremo il video boyfriend vs girl. No. Boyfriend versus girlfriend. Dica, ci farà delle domande e vediamo chi risponde, giusto? Sì, ecco. Se parliamo. Delle domande su di lei. Sì, delle domande. Vediamo chi dei due mi conosce meglio. Sì, su chi deve. Ah, io mi ero preparata su un'altra. Mi ero preparato sulla seconda guerra mondiale. Ma smettila. No, ti giuro. Andiamo su questa qua, proviamo di fare bene. Dai, dai. Proviamo di fare bene. È un italiano arcaico, lo so. Beh, facciamo bene, così. No, io c'ho il mio. Io uso il mio pulsante. Dai, tu. Qua. Allora, prima domanda. Quali sono i miei secondi nomi? Beh, sicuramente ha sbagliato. Viola. No. È sbagliato. Aspetta, me l'ha detto aspetta, l'altro giorno. Aspetta, Chiara. Lo sanno loro. Chiara, io non me lo ricordo. Chiara Andrea. No. Ma Martina. Chiara Andrea. Aspetta, Pina. C'era sulla carta d'identità. No. Lo so che non è Pina. Chiara. Non mi viene in mente. No, adesso Elena. Mi punirà tantissimo. Ma... Vabbè, lo devo dire. No, sì, io non me lo ricordo. Me l'hai già detto più di una volta. Maria. Ma Maria. Chiara, Paola, Lucia. Non li sapeva nessuno. Bocciati. Beh, tutti e due. Poi non era secondo, era secondo e terzo nome. Però quindi. Viola si assomiglia un po' a Paola. Viola assomiglia a Paola. Chiara, Paola, no. Lucia. Allora, seconda domanda. No, perché io devo saperle quando vado Chiara, in giro. Chiara, Paola, poi... Lucia. Ma le ho detto. Chiara, Paola, Lucia. Poi l'hanno solo messo Chiara perché il tempo che la chiamavano era Chiara, già Paola, parlo. Lucia. Ciao, Chiara, Paola, Lucia. Come stai? Seconda domanda. Io, la mia presentazione è sempre qua. È bruttissimo. Cambiamo la presentazione. Seconda domanda. In cosa sono laureato? Qua. Scienze della formazione. Americo. No, sto scherzando. Non è scienza della formazione. No. Cazzo dico? C'entra con l'arte. Scienza dell'educazione. Vabbè, preso. Sì. Scienza dell'educazione triennale. Vabbè, ma io sembro l'amica più di merda del mondo. Vabbè, questi sono anni e anni di studi, comunque. Era una cosa umanistica con l'arte. Sì, c'è la scienza dell'educazione con indirizzo beni culturali e ambientali. Esatto. Vedi, mi ricordavo i beni culturali e basta. Mi ha tolto le parole di bocca. Allora, terza domanda. Come si chiama il mio gatto di Milano? Qua. Io lo provo. Qua. Birkin. Spillo. Sapevi. Era pure. No. Ma io queste cose le ho già sentite più di una volta. Detto Spillo. Però non ho una... Perché si chiama come il protagonista di che cosa? No, ma io non so se me l'hai mai detto quello del gatto. DJ Spillo era quello di piccoli problemi di cuore. Io ho chiamato il gatto così. Ma ve l'avevo detto. Sì, ma non ci avevi raccontato le tue problematiche. Vabbè, non sapete nulla su di me. Ma se ti ho azzeccato scienze delle. Sì, però hai fatto delle domande un po' di merda. Fai delle domande più attuali, per favore. Ok, so. Allora, qual è il mio piatto preferito? Qua. Io lo so questa, le patatine fritte. Brava, meno male che ce l'hai perché tu non sai nulla. Io avrei detto ferrarelle, però va bene. Come ferrarelle. Come piatto, comunque il contorno anche va bene. La mettere sui bordi dei piatti. Però un'ora parla, non riesce a rispondere. Poi, qual è la mia canzone preferita però dell'estate? No, non vale. Beh. No, è invalidata, non è questo il tetto della prenotazione. Tu c'avevi qua, no, io c'ho qua e te c'avevi. Beh, l'entusiasmo no, è urlato e hai fatto svegliare il bambino anche di là. È lei, ha vinto lei. Madonna. Maria Salvador, te quiero mi amor, te dai una rivoluzione. Va, nato di questa canzone. C'è un bambino che sta urlando. Basta. Ormai sono allenato a svegliare il bambino. Ragazzi, c'è il condominio qua. Poi che quella si volta che hanno tutti. Vinto ad amici. Quello è stato bellissimo. Mamma ragazzi. Mia, ha fatto un urlo quando hanno vinto. Ma anche adesso non ha scherzato. No, tratta che era parli con... Avrò bucato il microfono, secondo me. Non ho idea io quando vi prenotate. Abbiamo dei problemi, però. Vai. Continuiamo. Ma guarda Gaia che è in fase riflessiva lì pure. No, perché quando rido mi stanco, allora mi devo accasciare. Questi sono lavoracci, ragazzi. Qual è il lavoro che avrei sempre voluto fare? Beh, lui mi sa. Sì, Baso. Volevi scrivere per il giornale, tipo. Bravissimo, la giornalista. La giornalista, si chiama bravo. Così, dicono da queste parti. Bravo. Grazie, mi dai anche lo zuccherino. Che ma carezza come un cane, boh, cosa sto? Ma vabbè, sei stato bravo. Vabbè, bravo anche te, bravo.
Esatto, dopo tanti anni con i Gaia. Brava anche Gaia, brava Gaia, brava che non hai indovinato. Chi è che è in testa? Chi è che sta vincendo? Io, ovviamente. Senza alcun no, forse lei. No, siamo tra due, io ho indovinato. Metterò questa qua. Ma non ne avete cinque domande, non sei riuscita a farne cinque. Scienza dell'educazione. Sì, è vero. Poi la canzone preferita l'hai indovinata tu? E poi tu cosa? Ah, le patatine fritte. Le patatine fritte, se hai due, io non dovevo dire tre sicuro. Ok, allora ne facciamo prima. Ancora due. E poi basta, eh. E poi basta, ok. Allora, questa è facilissima, però non così tanto. Qual è la mia serie TV preferita? Io, no, The Vampire Diaries. Giusto? Chi? The Vampire Diaries. Vedi, non lo sapeva neanche. Ho sentito una pronuncia diversa. Ho detto The Vampire, è giusto. C'è anche Don Matteo, io metterei Don Matteo. Ma quella non è una serie TV. Non è proprio, è una telenovela. Hanno messo i voti adesso. È una fiction? È una fiction e serie TV, che differenza c'è adesso? Voglio le definizioni qua subito. La fiction è una finzione e la serie TV è una cosa. Io lo so in realtà, forse. Ma cos'è? Mi bocceranno l'esame. Sì. Una è autoprodotta, l'altra è sviluppata da una produzione esterna. Beh, fateci sapere comunque, cultura generale a go go. Ma smettila, scemo. Dai. A chi stai facendo le corna? Il corno. Ah, il corno, quelli fuori dalla finestra. Perché le corna vuol dire una cosa, il corno invece è solo... Il corno è uno, solo unicorno. Unicorno. Cos'è? Era bella così, dai, basta. Vabbè, però non sapete nulla di me. Ma non è vero, ma stai facendo delle domande che non pertinenti comunque. Ti giuro che Vale avrebbe risposto a tutte. Sì, ho capito. Vabbè, ma voi vivete in simbiosi, noi parliamo di tutto. 10 anni contro 7 mesi e so già tante cose comunque. Allora, in cosa sono diplomata? Qua. Vai, Baso. Scienze sociali. Ma psicopedagogico è la stessa roba. Ma le scienze sociali. Non è liceo sociale. È linguistico. È linguistico, porca miseria. Però l'ho detto, ma hai fatto una faccia. Perché era giusto. Però non ti volevo dare suggerimenti. L'ha fatto anche mia sorella, no, ma... Che voto ho preso? 100. Ma non ti sei prenotato, non è valido. Qua, proprio lei sta dormendo. Qua, 100. 100. Lei è bravissima, è stata sempre brava a scuola. Me l'ha sempre detto, anche... Adesso sta facendo perché ha sbagliato il liceo, allora deve arrampicarsi sugli specchi. È stata bravissima. È sempre stata brava, dedita allo studio. Facciamo l'ultima domanda perché... Tra i timpani e tutto non ho più nelle orecchie né la voce. Poi la disperazione di Gaia, che all'inizio è partita alta qui, adesso è così giù. No, io per stare così retto c'ho un mal di schiena incredibile. Ma no, ma me l'hai detto, solo che io c'ho una memoria di merda. Io lo so che liceo ha fatto lei. Cake pops. Beh, io il mio liceo l'ho finito l'altro giorno. Appunto. Quindi io... ancora è un po' disorientato. Di 10 anni fa. Allora, ultima panico. Domanda, perché tanto qui siamo in fase che sta vincendo lui, quindi con questa, secondo me, potete o pareggiare o vince Gaia, ce la potete fare perché è facilissima. Allora, qui non dovete prenotarvi. Ok? Perché tu devi rispondere a quando ho conosciuto Baso? Alla festa del castello, che non so come si chiama la festa del castello, però fa niente. Quest'estate, quando dovevo venire su io, e non sono potuta venire perché lei doveva fare tipo il picchetto. Il picchetto è brutto, ma comunque dovevo presenziare. Doveva presenziare a sta festa, e lui era con suo fratello, con tuo fratello. Con mio fratello, con a suo quella fratello, festa. Così. Che lui è sempre stato amico di suo fratello. Sì, ma questa però... è una storia ormai... che ogni volta continuava a dirle. Che al mercato mio padre comprò. E invece... Per Baso, quando ho conosciuto Gaia? Me lo ricordo benissimo. Te l'ho raccontato, non c'eri ma te l'ho raccontato. Non c'ero ma me l'ha raccontato. L'abbiamo detto anche prima. Adesso torniamo al fatto. L'abbiamo detto giù un'ora fa. È vero. L'abbiamo detto giù un'ora fa. Non c'ero ma... C'eri benissimo. Non c'ero ma me l'hai raccontato, hai detto te. E se no, allora, c'è il tempo. 5, no, aspetta, 4. No, metti da 10 e, allora, e piano. 10. A un evento. Vabbè, così generico. Vabbè, un evento, se è ovvio. Quale evento? Ci quando almeno? Quando? Che periodo? Quanto è passato? Due anni. Ha vinto Gaia, perché lei lo sa quando ci siamo conosciuti. Vabbè, per la non... cioè, se non lo sa lei, boh. Ho capito, ma io guarda, mi ricordo quando sono andato al bar. Te l'avevo detto. Cioè, ragazzi, mettetevi nei miei panni, il Cosmo, prof. Che cos'è il Cosmo, prof? 10 mesi fa. Dieci mesi fa. Quasi 11. Vedi, quando ti diverti il tempo vola. Basta con queste perle di Baso. Sì, comunque. No, però Cosmo prof, dai, ragazzi. Vabbè, è la fiera di Bologna. Sì, però non può aver vinto lei. Io farò ricorso. Dovrei stare un po' zitta perché...
Cioè, io ho vinto su cose sono essenziali. Vergognosissima. Comunque, sul suo canale, andate a vederlo perché abbiamo fatto un altro video divertentissimo con questo soggetto, sempre presente. Abbiamo deciso di... Sì, di coinvolgere Baso nei video e ci di saranno oggi. Nuove prenotazioni, dopo il qua qua è urlato a caso. Quindi andate a vedere nell'info box che vi lascio sia il link del video che il link al canale di Gaia. E niente, noi ci vediamo domani con il prossimo video. Una ciao! Cosa, no, una cosa. Una cosa sola, prima di... Vi ho interrotto il saluto. C'ho il piede addormentato io a stare a questa posizione. Voglio solo segnare quello. Interessante. Ho la gamba grazie, in cancrena. Comunque saluta pure. Grazie di avercelo detto e ciao!